Ciao Agliù. Gesù è nato davvero il 25 dicembre? E cosa c'entra l'albero di Natale con Gesù? Beh, vedete ragazzi. Gesù non è nato il 25 dicembre. Il 25 dicembre è relativo a Sol Invictus, che è una festa pagana che è stata sempre perseguita e poi sovrapposta e quindi appiccicata alla religione cattolica. Questo è stato deciso nel 336 d.C., dove si è trasformato appunto il solstizio d'inverno del Sol Invictus, ossia dies natalis solis invicti, nel giorno di nascita di Gesù. Non è difficile conoscere il mese di nascita di Gesù, che sicuramente non è dicembre. Assolutamente no. Gesù è nato a Betlemme, ok? Perché? Che cosa c'era? Perché Giuseppe e Maria erano andati a Betlemme? Perché non trovavano posto? In ricorrenza di cosa? Precisamente di una festa chiamata Sukkot, ossia la festa dei tabernacoli o della capanna. E siccome era la festa rinomata per quanto riguarda gli ebrei, non trovavano posto perché era appunto piena. E questa festa cade il 15 del mese di Tishri. Tishri. Ora ve lo scrivo, che sono 5 giorni dopo lo Yom Kippur. E questa festa cade tra settembre e ottobre. Ora, siccome Maria era in attesa, ragazzi, non è che bisogna forzare, è nato tra settembre e ottobre, perché la festa in cui loro erano andati per trovare alloggio perché Maria stava per concepire Gesù, è tra settembre e ottobre. Il 25 dicembre non c'entra nulla. Quindi l'albero di Natale che si mette in piazza San Pietro e tutti coloro che ricorrono a festeggiare il Natale con l'addobbo dell'albero, poi con annesso un omone con la barba vestito di rosso, Babbo Natale, ossia San Nicola, Santa Claus, altro personaggio che si rifà a un'altra divinità antica. In poche parole, che cosa hanno fatto? Hanno costretto con le religioni, e quindi sto parlando del cattolicesimo, a adorare un culto pagano scambiandolo e quindi sovrapponendolo a Gesù. Ora, cosa c'entra festeggiare il Natale e preoccuparsi di? Perché è davvero una corsa per i regali. E bisogna fare questo, bisogna fare l'altro. Il regalo, c'è la figlia, c'è il figlio, c'è il nonno, c'è la nonna. Cioè, qual è il centro del Natale? Cos'è? I regali o la nascita? Ammettiamo, ma non è così. Facciamo finta che il 25 dicembre, oppure Gesù. Il centro cos'è? I regali o la nascita di Gesù? Nascita, la venuta di Gesù attraverso un corpo. Ragazzi, siamo proprio fuori, fuori. Ci si concentra su una festa pagana, 25 dicembre, e ripeto, è il Sol Invictus, attribuita la nascita quando è chiaramente palese che non è nato in quel periodo, ma qualche mese prima. Allora perché attribuire? Proprio perché il cattolicesimo è pagano. La rappresentazione del cattolicesimo della Chiesa stessa, altro che qualcuno dice è il corpo di Cristo. Lasciamo perdere. La Chiesa è
il custode del paganesimo. Cioè, qui dobbiamo fare pace con i nostri cervelli, o seguiamo la Bibbia oppure la escludiamo. La Bibbia parla chiaro. In Esodo non ti farai immagine alcuna, né su, né qui e né negli inferi. La Chiesa cosa fa? Statue, quadri, crocifissi, di ogni. Quindi è una cosa a parte. La Chiesa è la continuazione, la maschera dell'impero romano, perché l'impero romano aveva compreso che con la violenza otteneva ben poco. Allora aveva studiato i comportamenti di quelle terre e quindi hanno creato che cosa? La nuova divinità. Anche i romani festeggiavano il Sol Invictus con i Saturnali, i Celtici, i Druidi, l'albero di Iule. Ma la cosa macabra che secondo me pochi sanno, l'albero di Natale. L'albero di Natale si addobba oggi con delle palle. Pensate, qual è l'origine delle palle? L'origine delle palle colorate, ora fatte di plastica, di cartone e di qualsiasi altro materiale, l'origine delle palle sono appunto i testicoli che venivano appesi all'albero, e questo lo si può evincere dalla storia di Attis. Si appendevano questi testicoli, sia umani che animali, come simbolo di fertilità, perché proprio il Sol Invictus e tutte queste culture credevano e attribuivano la fertilità, poi mascherata nel corso degli anni in successione con palle. Il primo albero di Natale è stato presentato, almeno per quanto riguarda, a Tallinn in Estonia, se non erro, un po' prima del 1500, fine 1400. Cioè, sono così evidenti dove la gente ormai non ha più cognizione di causa, cioè non si concentra sul fatto che questo giorno, seppur post-datato e appiccicato su una festa pagana, e ripeto, la Chiesa è il centro del paganesimo, con tutti i santi, ogni giorno è un santo, ogni giorno è una festa, quindi si va a proseguire il paganesimo di cui loro sono artefici perché lo hanno abbracciato. E non si riesce a comprendere che il centro del tutto è Gesù. I cosiddetti re magi non hanno fatto il regalo a Maria oppure a Giuseppe, hanno fatto i regali a Gesù. Quindi bisogna comprendere che tutte queste festività sono di origine pagana, dove hanno attribuito a Gesù. Questa è davvero una cosa sconcertante, che ancora nel 2023, nonostante da anni sto sempre ribadendo queste cose, siamo a questo punto. La Chiesa. La Chiesa è paganesimo, la Chiesa è impero romano. Perché si chiama Chiesa Cattolica Santa Apostolica Romana? Perché romana? Perché proprio con il loro esercito hanno continuato con le crociate e hanno distrutto che cosa? La vera Chiesa di Gerusalemme, dove c'era Giacomo il Giusto, la Chiesa di Gerusalemme. Distrutta. Perché avevano questa necessità di distruggere anche il Tempio di Gerusalemme? Proprio per apporre che cosa? La nuova religione, avvalendosi di un loro concittadino in carne e ossa nelle vesti di Gesù il Cristo. Tutto quello che viene professato è fatto in nome di Gesù, è una
bestemmi, perché il significato dell'albero di Natale è tutt'altra cosa. Però c'è chi dice no, ma l'albero di Natale è l'albero al centro dell'Eden che simboleggia la nascita di Gesù, che no, non si può mischiare il sacro con il profano. E questo è quello che ha fatto la Chiesa. La Chiesa deve pur sempre dire delle menzogne, ma basate su una struttura di verità. Le menzogne vanno distribuite su una base di verità, e poi ci sono le mezze verità, ma non sono verità. Ecco perché poi negli anni nascono per gli ignoranti o per cercare di allontanare quelli che ancora erano incerti documentari come Zeitgeist, che va ad apporre alla figura di Gesù: guardate, anche lui è nato il 25 dicembre. Sono tutte mosse, azioni, per cercare di allontanare quei pochi che ancora sono saldi nella figura di Yeshua, il Cristo. Io quando ho visto la prima volta, un po' di anni fa, 2010, 2012, era più o meno quel periodo, ho detto, ma questi ci sono o ci fanno? Ma chi possono ingannare? I deficienti, senza offesa, da deficere, è proprio insufficienza di raziocinio, di calcolo, di prospetto, di consolidamento della propria corteccia, cioè è proprio un deficit. Detto, questi credono a cosa? A un documentario, e poi tanti anche personaggi che cercano di screditare la figura, proprio su delle menzogne che sono state attribuite proprio dal sistema, ossia dal sistema centrale, dalla Chiesa. Perché? Proprio in virtù, perché tutte le altre divinità descritte vanno a coincidere con il 25 dicembre. La Chiesa non ha fatto altro, come ho detto prima, nel 336 d.C., di attribuire la nascita il 25 dicembre, e dice, ah, allora rientra anche Gesù, quindi è uno di loro. E quindi dicono, no, in realtà il 25 dicembre non è Gesù, quindi Gesù non esiste, è il culto, il mito del Sol Invictus. Invece lo hanno attribuito. È chiaro, Giuseppe e Maria erano andati lì a festeggiare il Sukkot, la festa dei tabernacoli o capanne, che cade con la festa il 15 del mese di Tishri, che coincide settembre, ottobre, non c'entra niente dicembre. Invece hanno creato tutto ciò proprio per allontanare o far credere alle povere anime che Gesù sia nato il 25 dicembre. Anzi, hanno sostituito, come ho detto prima, l'albero Iule, il Dies Natalis Solis Invicti, con la nascita di Gesù. Queste sono cose che si possono comprendere, ma togliendo i paraocchi, cercando di igienizzare un po' la propria mente, e quindi tagliare i cordoni, queste radici, queste convinzioni, queste programmazioni, per comprendere che anche, ammettiamo, facciamo finta che sia nato, non si dà nessuna importanza a Gesù, alla sua venuta, ma si dà importanza a banchetti. Cioè, ragazzi, ma ci siete o ci fate? Banchetti di sgozzarsi dal mangiare, regali. E questo, cosa stiamo festeggiando? Nella Bibbia c'è scritto: non date retta alle usanze di questo mondo. E noi non facciamo altro che fare il contrario. Ma poi ci avvaliamo della Bibbia. Ma siamo fusi? Sì. Fusi e confusi.
Altro che Natale, altro che nascita di Gesù. Stiamo festeggiando il culto saturnale con i banchetti, i regali, Babbo Natale. Però perdiamo di vista che cosa? Il fulcro, il centro. Ah sì, c'è la messa di mezzanotte, che vanno lì e falsi, dopo essersi rimpizzati, ringozziti, vanno in messa, pure con un po' di sonnolenza. E non lo so davvero, ragazzi. Il genere umano è il genere più programmabile che ci possa essere. Un animale lo puoi addomesticare, però conserva sempre con sé l'istinto. Nel momento opportuno potrebbe usarlo, riattivarlo. Noi no. Noi nasciamo con un programma e si muore con quel programma, a meno che non si voglia realmente sprogrammarsi. Ma ci vuole una forza di volontà enorme. Una forza di volontà tanto più forte quanto possa contrastare la convinzione che noi abbiamo e il programma. Quindi mi auguro che con questo piccolo video, perché ce ne sarebbe da dire, vi ho dato solo degli input, andate, fate anche le vostre ricerche, fate le vostre ricerche e appurerete che le cose non sono come la Chiesa ancora sta sostenendo. E qualcuno ancora dice la Chiesa, chi dice che è il corpo di Cristo, la sposa di Cristo, ma che cosa state dicendo? Razza di babbei, Babbo Natale ora ci sta, babbei, siete dei babbei, dei muculum, che non, avendo un cervello non lo usano, ma è usato, si fa usare. Ma di che cosa vogliamo parlare? Se non si comprende ciò, di che cosa vogliamo parlare? E poi ci sono i dotti della Bibbia, quando non comprendono ciò. Ragazzi, ci sono fonti storiche, potete informarvi. Detto questo, vi saluto, alla prossima, ciao voglio.